Allora, ci troviamo al Teatro Golden di Roma, dove è in scena fino al 22 febbraio Uomini senza donne, una commedia di Angelo Longoni, che vede protagonisti Ludovico Fremont e Valerio Morigi. Ecco, in fondo dico, due uomini così belli, come mai sono senza donne? Com'è la trama di questa commedia? Io e il mio collega in realtà parliamo tantissimo di donne in questo spettacolo. Non facciamo altro, infatti, c'è chi parla troppo, poi fa poco, chiaramente. No, sì, diciamo anche vero. Spesso è così. Però in questo caso no, se ne parla moltissimo. Ed è uno dei motivi per cui due amici che si conoscono da sempre cominciano ad avere qualche problemino. Noi viviamo nella stessa casa, che è questa dove adesso siamo noi, e io faccio il batterista mentre lui è uno scrittore, tutti e due comunque due come dire, professioni abbastanza difficili, precarie, no? Insomma, comunque degli artisti, e si scontrano con i loro stessi personaggi, cioè è uno scontro in realtà se stesso con il proprio personaggio dove si è rinchiuso, e in più c'è lo scontro tra i due personaggi. Quindi è abbastanza, come dire, profonda come ricerca psicologica, anche come modo in cui si sviluppa la vicenda. Assolutamente. Correggimi se sbaglio. Ma non mi permetterei mai, comunque sì, non sbaglio. È vero, è soprattutto le donne che aleggiano sempre nella stanza nella quale siamo, perché appunto se ne fa un gran parlare. Sì. E sono, come spesso capita, e come diceva appunto Ludovico, la causa poi di alcuni malumori che si instaureranno tra i due protagonisti. E diciamo, lui è quello un po' più scapestrato, autoironico, autolesionista, ubriacone, è anche simpatico forse, no? Anche tu sei simpatico. Sì, sono simpatico, però sono pure un po' più strozzetto, un po' più, me lo permetti? Sì, come no, accidente. Un po' più sciupa femmine, un po' più ambizioso anche, quindi diciamo alla ricerca continua di una realizzazione soprattutto professionale, lasciando quella sentimentale. E purtroppo poi insomma tutte queste loro insicurezze, da una parte appunto più evidenti come quelle del personaggio di Ludovico, dall'altra invece più mascherate dietro un personaggio un po' più strafottente, ma comunque presenti, fanno sì che due personaggi vivano delle gag continue, delle situazioni abbastanza ambigue, insomma malintesi molto frequenti, cioè parecchio da ridere ma anche da riflettere. Esatto. Questo è l'importante, deve lasciare chiaramente un messaggio la commedia, perché La pièce teatrale comunque è formulata in maniera tale che si ride lasciando sempre allo spettatore la possibilità, ma anche quell'ancora su cui riflettere, su cui analizzare il perché di tante cose. C'è una frase in realtà, dice il mio personaggio, che secondo me poi è anche un po' esplicativa, che riassume molto la pièce di Angelo Longoni, che è noi quando diciamo una cosa, diciamo una che non c'entra ma che ci assomiglia. Questo è abbastanza esplicativo, esplicativo sì, assolutamente, e lo trovo un po' quello che spesso succede tutti i giorni, anche nelle relazioni al di fuori del teatro, no? Si tende sempre a mascherare le cose con qualcos'altro, non c'è mai una direzione, non si è mai diretti veramente, no? Siamo sempre un po' velati, e questo però succede anche poi a volte tra amici. Infatti i personaggi hanno 30 anni, però fondamentalmente non si comportano, sono un po' degli immaturi, un po' delle, più che immaturi, non hanno la capacità di evolversi, che è diverso, perché non è perché loro hanno una casa, si mantengono, quindi diciamo che hanno una parte di maturità, di indipendenza, però la cosa fondamentale è che non hanno una maturità in realtà emotiva, affettiva, che è molto importante poi nella vita. Poi c'è anche una commistione di responsabilità tra loro e diciamo quello che li circonda. Loro vivono esattamente il periodo di adesso, infatti è Uomini e Donne 2015, no? Perché è uno spettacolo comunque che è già stato... È stata una riproposta, sì. E gran parte della loro, delle loro insicurezze, della loro precarietà è dovuta proprio alla situazione economicamente disastrosa che stiamo attraversando, per cui tutti i lavori, non più solo quelli artistici, ormai sono precari, quegli artistici sono proprio relegati ai margini delle possibilità lavorative, come purtroppo è anche il mestiere che facciamo noi nella vita, gli attori,
E quindi loro si trovano, esatto, quindi no? Si trovano precari nel sentimento, si trovano precari nel lavoro, si trovano precari un po' ovunque e anche in amicizia. Certo. Poi. Quindi questo potrebbe rovinare anche un rapporto appunto di amicizia, anche, ma anche sentimentale, chiaramente. Vi aspettiamo per vederlo, cioè dovete venire e vederlo perché vi aspettiamo. E tra l'altro se voi se vi fate un giro con la macchina, panoramica, la bellezza di questo teatro, sottolineiamo visto che siamo qua, è che state proprio con noi, cioè siete all'interno del nostro appartamento, del nostro rifugio. Esatto. Sì. Quindi ed è una cosa meravigliosa, no? Noi moriamo per questo teatro perché ci piace proprio condividere con le persone che sono qui. A volte capita anche di vedere persone che si alzano e che passano sì, infatti. Diventano protagonisti anche loro, chiaramente. Sì. Poi ecco. Qualcuno magari dobbiamo dire, no, è l'idraulico. Parte del mobilio. Quindi vi aspettiamo. Ecco, fino al 22 febbraio. Fino al 22 febbraio, tranne il lunedì e il mercoledì. Ecco. Mi raccomando. Ecco. Altrimenti siamo sempre qua. Esatto. Perfetto. Ringraziamo i nostri protagonisti e invitiamo tutti a vedere questo spettacolo. Uomini senza donne. Ciao. Ciao. Giancarlo Leone, Visum TV.